Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2, verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica.
pace di Cristo, che Dio vi benedica, e pace di Cristo, care sorelle, che siete in collegamento con Podcast Antioca. Oggi, martedì, ringraziamo il nome del Signore, martedì 20 di giugno del 2017, sono le 21:35 minuti, insieme, in diretta, veramente con questa riunione settimanale, veramente che il Signore ci dà l'opportunità di stare insieme. Parla con voi in questo momento la sorella Deborah, della Chiesa di Dio di Torino, moglie del ministro Longo Enzo, e con me in collegamento Skype c'è la moglie del nostro pastore Pedro Guzman. Sorella Maria, pace di Cristo. Pace di Cristo, cara sorella Deborah, gloria sia il nome di Gesù e per questa nuova opportunità che ci rende questa sera il Signore. Grazie per il saluto, sorella, e saluto a ogni una delle sorelle che sono in ascolto e coloro che ascolteranno la registrazione di questo programma in un futuro prossimo. E, ti ringrazio, sorella, per il saluto e vai avanti con il programma, se vogliamo aprire con una preghiera. Amen. Grazie sorella, grazie per essere anche te in collegamento con tutte noi, e come diceva la sorella, salutiamo a tutte le sorelle di Torino, di Milano, di Marsala che stanno ascoltando in questo momento, dell'Italia, e dove veramente il podcast Antioca, dov'è che non arriva, gloria a Dio per la tecnologia in tutto il mondo. Vogliamo subito iniziare con una preghiera, così che il Signore possa guidare ogni cosa questa serata, ogni parola che venga detta, veramente per glorificare il suo nome, e per edificarci l'une all'altra, e veramente per una parola alle nostre vite. Grazie Signore Gesù, Signore ti ringrazio, Signore, per come ancora oggi, Signore, ci ha tenuto in vita, Signore. Ancora ti chiedo grazie, Signore, per questa puntata, Signore, del podcast Antioca, Signore, si tu a guidare ogni cosa, Signore, si tu a guidare la nostra sorella Maria, Signore, si tu, Signore, veramente unge le sue labbra, Signore, la tua unzione sia sgorgata sul suo capo, Signore Santo. Noi ti ringraziamo, Signore, per come tu doni parola, Signore, al tuo popolo, Signore Gesù, alleluia, e tienici sempre pronti nel riceverle, Signore Santo, veramente non ci stanchiamo mai, Signore, di chiederti di predisporre il nostro cuore, Signore, nel ricevere ogni insegnamento, Signore, ogni principio, ogni correzione, Signore, per la nostra vita, Signore. Io ti rendo grazie, onore e gloria, Signore Santo, guida il resto di questa puntata, Signore, e ogni mia sorella che sta ascoltando, Signore, sii tu veramente ad arrivare, Signore, nei loro cuori, Signore, per chi ascolterà, Signore, in un domani, Signore, nel tuo santo nome, nel nome di Gesù. Amen. Amen, care sorelle, che Dio vi benedica ancora per chi si è collegato adesso, siamo in diretta, e veramente ringraziamo il Signore. Sorella Maria, è il 20 di giugno, gloria a Dio, però a quanto pare sì, il caldo c'è, il caldo non manca, però, però rispetto forse all'anno scorso siamo ancora nei tempi non proprio caldissimi, ma il Signore ci sta permettendo ancora di avere un po' di aria fresca, magari durante la giornata fa ancora un po' caldo, però diciamo che la sera, gloria a Dio, almeno e si sta riposando un po' nella pace del Signore, nella tranquillità, in quel freschino che entra, gloria sia il nome del Signore. È un periodo anche che finiscono le scuole, chi ha finito, chi sta finendo, bambini a casa, mamme un po' prese dalla casa, dai bambini, un po' dall'organizzazione, ma ringraziamo il Signore veramente per come il Signore ha sempre un piano, un qualcosa per noi figlie di Dio, un qualcosa per noi mamme speciali nel Signore. E questa sera, prima poi di passare veramente a ciò che è il messaggio di questa sera, sorella Maria, volevo condividere un po' con le sorelle in ascolto di un progetto che il nostro pastore Pedro Guzman ci ha parlato, a me e mio marito, di un progetto chiamato Life University Home oppure Kinder College. Per noi è un po', diciamo, tra virgolette, un po' come se fosse la prima volta, no? Nel senso, magari la mentalità, no? Di noi mamme, no? Di noi
che quando magari i bambini finiscono la scuola, no? C'è il periodo delle vacanze. sorella Maria, queste attese vacanze, no? Magari ci si pensa che magari ci si può magari svegliare più con calma, fare cose un po' più, no? Però il nostro pastore ci consigliava, ovviamente, saggiamente, che le vacanze sì, ci sono, nel senso che i bambini non vanno a scuola, però perché non sfruttarle, tra virgolette, come un'opportunità di insegnamento noi mamme dirette per i nostri figli al 100% durante la giornata? E Amen. allora, lì, quando il nostro pastore ce ne ha parlato, in realtà inizialmente dicevo: pastore, ma in realtà no, noi non facciamo niente di che, nel senso, comunque durante la giornata, almeno parlo per me, per mia figlia, non ha proprio un programma, no, da rispettare, però comunque ha i suoi momenti, che sia di gioco, che sia di attività, che sia di video, eccetera, eccetera. Però il nostro pastore ci consigliava, ed è giusto, ed è anche come un ordine, disciplina biblica, che loro possono avere comunque anche un programma che sia stabilito giornalmente, ma molto flessibile, adattabile ad ogni fascia di età e adattabile ad ogni casa e ad ogni famiglia secondo le necessità. E quindi inizialmente, però la mia curiosità, dicevo: vai pastore, dimmi, no, parla, vediamo un po', siamo curiosi, no, di vedere. Anche perché dopo i tanti consigli e insegnamenti che il nostro pastore ci ha dato riguardo ai bambini nell'avere la disciplina dell'ora di andare a dormire a una certa ora, prestabilito ogni sera. Non so chi di voi in ascolto, care sorelle, care mamme, lo stia facendo, però per noi veramente applicandolo nella nostra casa è stato un beneficio, è stata veramente una benedizione. Perché? Perché quel momento che poi i bambini vanno a dormire presto, si ha quel momento unico, diciamo, nella giornata, di stare col proprio marito, di parlare, di dialogare, di condividere cose, no? Magari tante di noi aspettano la fine della giornata per condividere, no? Col proprio marito. Magari a volte non lo facciamo neanche entrare dalla porta, siamo lì pronte. E invece magari prendere quel momento che i bambini dormono, condividere, magari studiare insieme, fare un qualcosa, diciamo, condividere la giornata, come è andata, parlare dei problemi familiari, nel senso problemi economici, difficoltà, eccetera, eccetera, da soli. Quindi, dopo questi consigli che il nostro pastore ci aveva dato, e abbiamo iniziato ad attuare la nostra vita, abbiamo iniziato a vedere un beneficio in questo. Quindi gloria a Dio, e posso testimoniare di questo, che funziona. Per chi non l'abbia già fatto, vi consiglio di farlo perché funziona, ed è importante soprattutto anche per i bambini, come disciplina. E quindi, curiosa, no? Di questo progetto, diciamo così, che il pastore ci parlava del college, del Kinder College, se vogliamo chiamarlo così. E allora il pastore ci diceva giornalmente, come un camping, come un campo estivo, che qui chiamano in Italia, lo chiamano campo estivo, che magari persone che vanno a lavorare o che pagano strutture, pagano istituti per, ovviamente, tra virgolette, intrattenere i bambini fino a una certa ora, eccetera, eccetera. Quindi perché non farlo noi, mamme? Cos'è che noi abbiamo in meno rispetto a quelli del mondo? Anzi, noi abbiamo un qualcosa in più, e abbiamo veramente l'unzione del Signore, lo Spirito Santo. Magari tante possono dire: non so da dove iniziare, non so cosa fare, non so cosa devo insegnare. Però veramente si può iniziare dal poco, e il Signore poi ti dà in preghiera l'abilità di svilupparlo e di farlo, di iniziare, no? Nel senso. Ed è molto bello, perché vi condividerò brevemente, poi nei prossimi giorni avremo dettagli, e poi magari dopo la sorella Maria ci può condividere un po' della sua testimonianza con la sorellina Mina. Come vi dicevo, questo programma può essere flessibile, adattabile ad ogni casa, ad ogni necessità, adattabile ad ogni fascia di età. Magari ovviamente un bambino di 7-8 anni non può avere magari lo stesso programma di un bambino di 4, anche perché diciamo, i bambini vengono suddivisi a fasce di età, no? Magari da 0 a 2 anni abbiamo la prima infanzia, da 2 a 6 anni abbiamo la seconda infanzia, da 6 a 10 anni abbiamo la fanciullezza,
e da 10 a 14 la preadolescenza, e da 14 anni in su abbiamo l'adolescenza. Quindi ad ogni fase di età adattare un insegnamento, adattare un qualcosa. Sorella, ma da dove inizio? Allora, gloria sia il nome del sorella, ma la nostra dice: ma da dove posso iniziare? Sorella Maria, da dove si può iniziare? Gloria a Dio. Sì, sorella, io ringrazio il Signore veramente per i doni e per tutti i talenti, i doni, le idee, tutte le ispirazioni che il Signore veramente dà a mio marito, e questo l'ho notato sempre sin da quando l'ho conosciuto. Prima di Cristo, adesso riconosco che veramente erano doni che il Signore le ha dato, e tutto quello che io vedevo che lui faceva, tutte queste idee ovviamente venivano dal Signore, però certamente non conoscendo il Signore uno non dava la gloria al Signore, non riconosceva, no, i doni. Però sì, questo lui iniziò a farlo con la nostra figlia e prima di convertirci, e mi ricordo esattamente una vacanza quando lui mi diede l'idea, ha detto: guarda, farò un calendario per tutto, non mi ricordo se era un mese o due di vacanze, comunque lei avrà avuto quanto, 9, 10 anni, non mi ricordo, e aveva un calendario e tutti i giorni si iniziava penso alle 7 del mattino, non so se alle 7, alle 8, sì, sin da presto, mi ricordo che era presto, si iniziava da presto il mattino e ogni ora aveva la sua attività, e questa attività comprendeva magari un'ora di musica, sai, lei praticava il piano, studiava il piano sin da quando aveva 6 anni. Allora, un'ora era magari un'ora di pratica di piano, l'altra ora magari era lei il suo tempo di lettura, perché là in Stati Uniti, perlomeno lì dove abitavamo, le biblioteche avevano questo sistema che nelle vacanze i ragazzi o bambini, ragazzi che volevano partecipare gratis a un programma che dovevano leggere 60 libri non mi ricordo, 60 libri in tutte le vacanze, una cosa del genere, o 30 libri, sorella, non mi ricordo. E so che erano tanti libri, e penso che 30, non voglio esagerare, però penso che erano tanti, penso in 2 mesi, tre. Il punto è che erano tanti libri, allora vincevano un premio, non so che cos'è che li davano in questa attività della biblioteca locale, diciamo del comune, no? E allora lei, siccome piaceva leggere, e ovviamente io non stavo attenta, io basta che leggeva, per me era una cosa buona, non è che stavo attenta lì a, sai, come adesso che uno ha discernimento e sceglie ciò che deve leggere, ciò che non deve leggere. Comunque erano cose della biblioteca, e io contenta perché dico: beh, lei piace leggere. E allora aveva questo entusiasmo, mi ricordo all'inizio delle vacanze, siamo andati in biblioteca, si era iscritta, ha preso i libri che doveva prendere, e così lei aveva questa, diciamo, in fuoco che doveva finire questa quantità di libri in un tot di tempo e ritornare alla biblioteca, e poi la biblioteca avrebbe dato un premio, non so. E il punto è che nel calendario che aveva fatto il pastore, mio marito, c'era questo, no? Magari un'ora di pratica di piano, un'ora di lettura, c'era incluso la piscina, perché noi dove abitavamo c'era la piscina, allora magari 2 ore, poi magari uscire a un parco, o poi magari un'oretta, diciamo, a casa, rilassarsi a casa, se lei disegnava o voleva fare qualche arte o qualche cosa, e così tra, diciamo, un'attività e l'altra passavano le giornate, e lei era molto entusiasta. Lei si alzava alle 7 del mattino molto entusiasta di volere veramente mettere, sai, quando uno mette il checklist, mette quella marca Sì, nel tantissimo, calendario. no?
visto e lei stessa metteva il visto di ogni ed era molto entusiasta a fare le attività e la prossima perché anche includeva magari andare a prendere io avevo la macchina quella tipo furgoncino e allora prendevo magari no 4 5 delle sue amichette e niente me le portavo metti in un parco di acqua o magari un'altra attività era andare al parco a giocare, un'altra così. Diciamo, c'era, adesso non mi ricordo perché tantissimi anni fa, però comunque mi ricordo che era ben stabilito e lei era molto entusiasta anche se andava a letto presto e si svegliava presto al mattino. Lei voleva, era gioiosa di voler fare tutto questo. E l'abbiamo fatto, l'abbiamo finito. Io all'inizio non mi nego, io ero un po' scettica perché quando mio marito invece mi ha detto no, deve andare a letto, scettica, sì, perché mi ha detto no, alle 7:30 deve andare a letto e alle 7 si deve alzare. Io pensavo, ma alle 7:30 che lei si addormenti, non lo so, pensavo io dentro di me, però non ho voluto, no, ho voluto fare, come si dice, per fede e sono rimasta perché era talmente entusiasta che tutto si faceva, diciamo, nell'orario ed era bellissimo. Le vacanze sono passate in fretta. Lei comunque ha fatto delle cose ed era entusiasta e non era lì a essere annoiata, a stare lì senza fare niente o magari stare a vedere la televisione. O certo, in quei tempi questo del cellulare, il computer non, diciamo, non era come oggi, Come adesso, vero. però. Non faceva nulla di queste cose. E se sarebbe stato come i tempi di oggi, la stessa cosa, lei non avrebbe avuto il tempo perché era tutto, diciamo, tenerla attiva, tenerla interessata ed era senza rendersi conto una disciplina per lei di orario, di alzarsi, dormire e di responsabilità allo stesso tempo, si insegnava la responsabilità indirettamente di adempiere ognuno delle sue responsabilità, no? E aveva questo beneficio della disciplina, il senso di responsabilità di adempiere. E allora adesso con la nostra nipotina, che è qui per le vacanze, prima che si riunirà con sua mamma, adesso è la stessa cosa, anche se diciamo non abbiamo. Sì, abbiamo l'orario stabilito di andare a dormire, sì, sempre lei ancora adesso 8:30 già dorme. Appena le metti l'audio di Bimby che il pastore invia, no? Che è lì registrato sulla pagina da mettere ai bimbi alle 20:30, appena accendi quello e alle 20:30 noi ci mettiamo un po' prima, no? Per magari leggere una storia della Bibbia, magari condividere e ridere un po' a letto insieme, così. E poi alle 20:30, quando mettiamo questo audio per bimbi che il pastore ha sulla nostra, che ha messo sulla, inserito sulla nostra pagina Antioca, lei subito appena arriva al Salmo 139 crolla. E molte volte, sì, e molte volte la prima volta lo ripete, perché già se lo sa a memoria lo ripete. Poi vuole che lo rimetto di nuovo per lei crollare, no? E appunto questo domenica lei ha recitato il Salmo 139 a memoria e molti si sono avvicinati a me e hanno detto: Oh sorella, ma che bel lavoro! Io ho detto: Guarda sorella, io ti dico la verità, non è che io mi sono messa con lei a provare di ripetere che lei imparasse a memoria quel salmo che è abbastanza lungo. E io sempre ho ammirato che a volte si vede su YouTube. Bambini che di 3-4 anni che si sanno, sorella, il libro di Romani a memoria, un capitolo completo, e no, tante volte ho visto questo e sempre ammiravo, dicevo, ma come fanno? Come fanno? Come fanno? Poi il Signore mi fece vedere che a titolo ripetitivo, che così come i bambini assorbono vedendo la televisione o semplice pubblicità nella televisione o nel computer o nel telefono che magari stanno facendo dei giochi e c'è delle pubblicità e si imparano a memoria le pubblicità e le canzoni e no, dei film e tutto questo. Allora lì il Signore mi ha fatto vedere, vedi, se
la parola di Dio è sempre parlata e ciò che loro ascoltano sempre, la parola di Dio, le canzoni, no, che mi onorano e tutto quanto, loro per ripetizione lo impareranno. E gli dicevo alle sorelle, ho detto, guarda, questa è stata una semplice obbedienza di seguire ciò che il pastore, il Signore le ha messo nel cuore al pastore, perché in via di 2 settimane, lei ascoltando questa registrazione per 2 settimane, 10 minuti, quello che dura, una volta al giorno, diciamo l'ora di dormire, ascoltando questo Salmo 139, sorella, nel lasso di 2 settimane, già la nostra nipotina si sa il Salmo 139 a memoria. E lì ho detto, wow, signore, veramente che è così. E per ubbidire questo sentire del pastore, questo che io desideravo nel mio cuore è avvenuto una realtà. E così tutte le cose. Noi adesso stiamo, anche se non abbiamo, diciamo, un orario per lei di svegliarsi, lei già alle 7 praticamente sveglia, perché ovviamente andando a letto alle 20:30, o magari si addormenta un po', magari 20:40, così il tempo che si addormenta, perché non tutte le sere è uguale, magari molte volte si addormenta 10-15 minuti dopo, però l'importante è che già alle 20:30 siamo lì, no? Con i salmi e tutto quanto. Allora, il pastore ha fatto questo calendario e lei dal momento che si alza, dopo che preghiamo, facciamo la colazione, tutto quanto, già lei sa che ha il programma che è suo. No, no, ha il programma per lei. Infatti il pastore ha preso un libretto e lì tutti i giorni, alla fine del giorno, deve firmare lui e firmo io. E lì c'è le attività che lui ha sentito quel giorno che lei dovrebbe fare. Un giorno è stato, per esempio, il Galateo, parlare un po' del Galateo. Il pastore ha cercato dei video sul Galateo, su Google, su YouTube, e allora lei è interessata a vedere questi corsi di Galateo fatti ai bimbi, e che adesso sul internet c'è tanto che si può trovare, tanto, tanto, tanto educativo. E niente, quella è stata una delle attività durante la giornata. Poi c'è il tempo per magari imparare la chitarra col suo nonno e cantare delle lodi insieme. L'altra volta abbiamo cantato 2 lodi insieme, lei e io. E poi il giorno di andare a fare la spesa, che lei mi deve aiutare nel supermercato. Oggi siamo andate al supermercato, lei ha chiesto, diciamo, il prosciutto, il formaggio, no? E alla persona lì nella macelleria, e Un così. programma molto flessibile, no? Questo è quello, no? Sì, Che vogliamo comunque consigliare. che impara, ha il suo tempo anche accademico, perché comunque le hanno consigliato alla scuola di comprare dei libri dove possono fare degli esercizi sia inglese, matematica, calligrafia, tutto questa cosa. E lei fa una pagina al giorno di ogni materia. E poi, comunque, tra la musica, il pregare, il cantare, Passano vai al le giornate, sì, volano. vai al supermercato, si passa la giornata. Ovviamente c'è il tempo del riposo, il tempo che lei passa oggi perlomeno a più di 4 ore a disegnare, perché già aveva finito, diciamo, tutte le cose che doveva. Allora lei voleva disegnare perché sta preparando un quaderno di disegno per sua mamma, che, se Dio permette, arriverà venerdì. E niente, passa lì perché ore, perché a lei piace tanto disegnare. E così, tra una cosa all'altra, ovviamente la preghiera, la lode, si passano le giornate e la bambina è entusiasta perché non è lì a non fare niente. È lì che è Anche davanti. perché quando si annoiano, diciamo, diventano un po' lagnosi, non sanno cosa Sì, fare, uno non sa, la mamma si può frustrare, magari. esatto, questo toglie tanta frustrazione. Io che in sé sono abbastanza, no, che mi occupo di una cosa, l'altra. Io, guarda, oggi non la sento, non si sente nemmeno perché è occupata talmente alle sue cose che io posso fare tranquillamente le mie, diciamo, se devo fare in quel momento delle cose. E lei è tranquilla lì con suo nonno facendo, poi vengo io, sto un po' con lei, diciamo, non c'è questa frustrazione, non c'è lì lei che si lamenta, mi annoio, o
o si stancano nel neanche dire. monotonia, nel senso perché non vanno a fare sempre le stesse cose, allora loro sono incentivati nella curiosità, no? Di Esatto, sorella. Sì, e ti dico, sorella, non c'è neanche, come ti dico, non è lì che, a parte, beh, noi non abbiamo televisione, però a parte che non la cerca nemmeno la televisione, perché ovviamente prima aveva la televisione, ogni tanto la vedeva, però da quando è con noi, non, come ti dico, non ci pensa nemmeno, è abbastanza occupata, il telefono non glielo diamo comunque, non è mai lì nel telefono, nel computer nemmeno, a meno che gli mettiamo un programma come il Galateo, come diciamo di matematica, un qualcosa, ma un minimo di tempo che con uno scopo, no? Dove siamo lì a insegnarla, però il punto è che non è lì a perdere tempo, a voler stare lì a perdere tempo, no? Tutto si fa disciplinatamente con uno scopo e il tempo passa. La giornata passa in fretta e lei impara e le vacanze possono essere positive per un tempo di preparazione e di imparare, Anche perché, diciamo, avendo un programma già estivo, nel senso che uno può iniziare con qualche materia, con qualche. Loro poi, quando andranno a scuola, diciamo, già saranno un po' più preparati, no? Rispetto agli altri bambini, nel senso che sia in una materia, che sia in un'altra. Grazie comunque, sorella, per condividere. Io veramente oggi abbiamo iniziato. Sorella, ti ho perso. Sorella, mi senti? Sorella? Sorella, ti perdo, sai? Sì, io ti sento, Sì, però no, ti ma. perdi la voce. Ah, ok. Allora, penso che sia tutto a posto perché nel live sta scorrendo tutto Ah, ok. normalmente. Ok, ci scusiamo magari se c'è stato qualche problemino, forse di linea, però a quanto pare sembra tutto ok. E come vi dicevo, oggi abbiamo. Sì, forse c'è qualche problemino tecnico. Facciamo che fare una piccola pausa, breve breve, dopodiché rientro, continuerò con l'esperienza personale con la sorellina Esther. Amen.